Eccoci qua, siamo in diretta su Ponti di Luce. Vediamo un po' se ci siamo tutti quanti, piano piano. Ok, siamo qui per una nuova diretta. E ditemi se mi ascoltate bene, se riuscite a sentirmi correttamente, se l'audio è troppo forte, se è troppo basso, se mi sentite correttamente. Datemi un cenno. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se funziona tutto al volo. Eccoci qua, Emanuela, Aurora, Paola. Ciao Paola.
Carissima Marina, ecco che stanno arrivando tutti. Mi sentite correttamente? Ok, l'audio è buono. Ok, allora io sto usando un programma perché vi farò vedere anche dei lucidi, insomma, delle figure, delle illustrazioni. Quindi sto usando un piccolo applicativo. Quindi non vi preoccupate se vi rispondo in ritardo perché c'è un audio abbastanza sfasato, cioè sia il video che l'audio sono sfasate forse di un minuto più o meno. Allora, io questa sera vi volevo parlare di un progetto importante. Come sapete, faccio parte di questa scuola molto importante, che è fondata in Russia da Michael Raduga e più o meno dal 2007-2008 sono stati fatti una serie di esperimenti dal fondatore Michael Raduga, esperimenti che hanno dato luogo a dei libri, circa 15 libri. Sono stati Questi esperimenti hanno portato una serie di metodologie, di risultati per tutto ciò che concerne la fase, quindi i viaggi astrali. Allora, un attimo che togliamo il titolo, ok. E questo fenomeno, studiato da Michael Raduga, ha portato al libro principale, che è stato tradotto più o meno in tutte quante le lingue e diffuso in tutto il mondo, che è The Phase, il manuale pratico per il sogno lucido e i viaggi extracorporei. Come abbiamo visto, io già ve ne ho parlato nelle dirette precedenti. Che cos'è questo manuale, che cosa tratta, quali sono gli scopi di questo manuale, quindi qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di divulgare tutti i metodi per poter accedere facilmente a questa dimensione, che è la dimensione extracorporea, quindi per provare che il nostro corpo, il nostro corpo non è soltanto fisico, ma ci sono una serie di livelli superiori al corpo fisico che potremmo definire anche livelli energetici, se così possiamo dire. Il nostro corpo si esprime su più dimensioni, quindi è multidimensionale ed è qualcosa che va ben oltre il corpo fisico. Ora, tutto ciò che è stato espresso, che è stato spiegato in questi libri, non solo le metodologie per entrare nella fase, ma anche tutta la, le, quello che viene diffuso nei seminari, quello che viene divulgato nel blog. Ci sono una serie di blog sia in Russia che negli Stati Uniti, quindi c'è una vasta opera di divulgazione che va avanti ormai da anni. E ci sono i corsi, ci sono i seminari che sta svolgendo Michael Raduga, e lui lavora soprattutto in Russia, ma anche negli Stati Uniti. Fa dei webinar, per esempio, di diffusione. Io sono arrivato da circa, come vi dicevo, da un paio d'anni qua in Italia, e stiamo cercando di divulgare tutto quello che c'è da dire su questo fenomeno. Stasera io vi volevo parlare di un progetto molto importante, che è il progetto Elia. Il progetto Elia è qualche cosa di particolare, di molto importante, perché lo scopo del progetto Elia è dimostrare al mondo che tutto ciò che viene espresso, che è spiegato in questo libro sul fenomeno del viaggio astrale, è qualcosa di reale. Ma la dimostrazione, l'obiettivo di Michael Raduga è quello di dimostrare alla scienza, quindi nell'ambito scientifico, dare una serie di spiegazioni e anche a livello anche sia di, con delle statistiche, con dei grafici, con dei dati che vengono raccolti. E lui ha preso un campione di persone in tutto quanto il mondo. Si lavora soprattutto in Russia, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. Siamo arrivati in Italia. Io sto cercando di diffondere il progetto Elia da poco tempo, diciamo. Quindi sto traducendo tutti quelli che sono i video che lui sta mettendo su YouTube. Nei video sono espressi appunto i risultati di questo progetto molto importante.
Allora, io andiamo a capire un po' che cosa dice Raduga. Raduga dice: sviluppa la tua pratica della fase. Abbiamo visto che cos'è la fase. Fase, Raduga intende per fase sia il fenomeno dei viaggi astrali, quindi le esperienze extracorporee, che i sogni lucidi, che una serie di altri fenomeni che possono essere i falsi risvegli, le paralisi notturne, tutto ciò lo racchiude in questa terminologia che appunto significa la fase. Ok? Sviluppa la tua pratica della fase, partecipa agli esperimenti e diventa un ricercatore professionista. Questo è lo scopo del progetto Elia. Una volta che tu ti sei registrato in questo progetto di ricerca scientifica, avrai accesso a quelle che sono le nostre pratiche comprovate e al gran numero di esperimenti e sarai in grado quindi di partecipare a tutte quelle che sono le ricerche che sveleranno tutti i segreti del sogno lucido e dei viaggi fuori dal corpo. L'oggetto e l'obiettivo del progetto LIA è quello di darti i mezzi per ottenere da solo volontariamente questo tipo di esperienze. Quindi se tu non hai esperienza pratica, con il progetto LIA ti aiuteremo appunto ad ottenerla, quindi a ottenere questo tipo di esperienza, ok? Ad avere proprio esperienza, perché quello che conta è soprattutto l'esperienza, non le chiacchiere, non le teorie. Per chi è questo progetto Elia? Il progetto Elia quindi non è soltanto per tutti quelli i praticanti che hanno già sogni lucidi o viaggiano fuori dal corpo spesso, quindi quelli esperti si potrebbe dire che viaggiano fuori dal corpo almeno una o due volte al mese, ma è anche per quelli che hanno le esperienze una volta ogni tanto. Ok, quindi può essere anche una o due volte, o tre o quattro volte all'anno. Perché se tu entri a far parte appunto di questo progetto, diciamo, non c'è un periodo, certo, c'è comunque un ambito di tempo in cui tu realizzi un determinato esperimento, ci puoi mettere anche 5 mesi, 6 mesi, e dai appunto il risultato di questo esperimento. Ok? Quindi tutti questi esperimenti che lui dà, lui ti affida un compito, okay? Un esperimento. Viene dato questo compito a un campione di generalmente 4 o 500 persone. Queste persone hanno l'esperienza extracorporea e poi si vanno a, queste persone svolgono questo compito che viene dato durante il progetto Elia. E praticamente poi vengono raccolti tutti quanti i risultati. Ok? Questo compito viene definito come piano d'azione. Piano d'azione che cos'è? È un obiettivo specifico che tu devi realizzare una volta che hai un'esperienza extracorporea. Ok? Allora, progetto Elia perché è importante? È importante perché quello che ci interessa è proprio la sperimentazione. Cioè, quindi non parliamo di chiacchiere, non parliamo di cose, di sistemi, di credenze, non crediamo in nulla che non venga dimostrato, che non venga sperimentato. Quindi per questo è importante. Lui sta anche cercando di collaborare con l'università, quindi soprattutto in Russia ci sono delle università che stanno collaborando con lui. E sta anche cercando fondi, chiaramente, per poter realizzare questo progetto. Fondi, quindi lui svolge continuamente dei seminari, ma soprattutto non ai fini di lucro. Raduga non ha questo obiettivo, diciamo, di arricchirsi, ma utilizza questi fondi ai fini scientifici proprio per realizzare appunto questo progetto. Ok? E allora io praticamente. Vediamo un po' di cose che ho tradotto. Sperimenta la fase con noi, che cosa significa? Quello che vi ho detto. Ok? Quindi non partiamo dalle teorie, ma partiamo dagli aspetti pratici. Aspetto pratico che ti porta poi a dare delle conferme a tutto ciò che viene detto nei libri.
Quindi il discorso, per esempio, del non solo conferme sulle metodologie che vengono applicate, metodi, per esempio, per approfondire la fase, per renderla più stabile. Che cosa significa approfondire la fase? Significa avere un'esperienza extracorporea e fare in modo che questa esperienza sia realistica, non sia qualcosa di vago. Generalmente noi quando usciamo, quando abbiamo queste esperienze possono durare pochissimi secondi. 10, 15, 20 secondi con i metodi che vengono dati da Michael Raduca nel DeFace, nel libro DeFace, queste esperienze possono durare svariati minuti, 15, 20 minuti, 30 minuti, che è una cosa molto difficile. Considerate che 30 minuti è qualcosa di pazzesco in un'esperienza extracorporea, perché poi normalmente quando noi rientriamo nel piano fisico sono passati, ci sembra che sono passate, diciamo, 2 o 3 ore, mentre in realtà nel piano fisico, come vi dicevo, sono passati circa 15 minuti. Per questo 15 minuti sono qualcosa di veramente pazzesco. Nel mondo astrale il tempo, diciamo, è ampliato, quindi 5 minuti corrispondono a, diciamo, a un'ora, potremmo dire 1 o 2 ore. Quello è soggettivo, comunque dipende molto da noi e dal tipo di esperienza che stiamo realizzando. Quindi sperimenta questi metodi per amplificare la fase, quindi renderla più stabile, rendere questa esperienza più concreta. Amplificare la fase significa che tutte quante le tue percezioni sono amplificate a 360 gradi e tu puoi ottenere informazioni dagli oggetti, puoi non solo a livello telepatico, a livello proprio ti arrivano dei pacchetti di informazioni, puoi comunicare con per esempio, degli animali, delle piante, quindi oggetti sia animati che inanimati, puoi comunicare a livello telepatico. Tutto questo può avvenire durante un'esperienza extracorporea. Questo significa amplificare la fase, mantenere la fase significa farla durare più a lungo. Ci sono una serie di test, che vengono fatti in questo progetto. Ossia, una serie di test sono stati fatti, sono stati realizzati, e questi test hanno portato a ti fanno capire praticamente se si sta trattando, se quello che hai avuto è un sogno lucido o un'esperienza, un extracorporea, quindi una OBE. Dopo che sono stati fatti tutte queste esperienze, quindi queste esperienze hanno portato a una serie di test che ti fanno capire se si tratta di un sogno lucido o di un'esperienza extracorporea. Generalmente la differenza tra sogno lucido e esperienza extracorporea è che nel sogno lucido non hai la possibilità di rispettare quello che vuoi fare, quindi non c'è questa volontà da parte tua di poter realizzare qualcosa di effettivo, quello che Raduca chiama come piano d'azione. Se tu riesci a rispettare il tuo piano d'azione, quindi a padroneggiare l'esperienza extracorporea, praticamente quella è un'obe. Se tu non hai questa possibilità, si tratta probabilmente di un sogno lucido. Perché? Perché comunque la mente la fa da padrona, perché molte cose assomiglia più a un sogno che a una obe vera e propria. Una obe è qualcosa che ti mette in contatto, un viaggio astrale, ti mette in contatto con la tua parte superiore, col tuo essere interno. Il sogno lucido invece è qualcosa comunque che è comunque una proiezione della mente. Quindi lui, andatevi a vedere quelli che sono i risultati del progetto LIA, ha stilato, diciamo, una serie di test per farti capire se tu hai avuto un'esperienza extracorporea o hai avuto un sogno lucido, per esempio. Questo è uno dei risultati del progetto Elia. Ok? E ci sono un'altra possibilità, altri test hanno portato, per esempio, a capire. Altri esperimenti hanno portato a capire come fare per raddoppiare le tue possibilità di riuscita, cioè, per esempio, il famoso metodo indiretto di Michael Raduca. A differenza dei metodi diretti di esperienza extracorporea, in cui noi praticamente rilassiamo il nostro corpo
e lasciamo la mente lucida, quindi metodi che utilizzano soprattutto l'addormentamento, ok? Il metodo innovativo per poter raddoppiare o anche triplicare quelle che sono le possibilità di riuscita volontaria in un'esperienza extracorporea, Michael Raduga lo chiama metodo indiretto. Metodo indiretto significa che tu stai praticamente ottenendo l'esperienza extracorporea non con l'addormentamento del corpo fisico, ma con il risveglio. Questo che cosa significa? Che normalmente tu, utilizzando quelli che sono i cicli del sonno, lui studia i cicli del sonno, Michael Raduga, con la conoscenza dei cicli del sonno, tu praticamente hai la possibilità di risvegliarti e il momento stesso in cui tu ti risvegli, invece di alzarti col corpo fisico, tu ti alzi con il corpo astrale, quindi operi questa che è una separazione della parte sottile dalla parte fisica. Questo lui lo chiama come metodo indiretto, che è qualcosa di completamente innovativo, è qualcosa che ha scoperto lui tramite appunto una serie di ricerche, sperimentazioni, test e usando, diciamo, le persone, usando è un brutto termine, però lui dice, lui ha sempre fatto così. Lui ha detto proviamo, 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 e anche ha sempre raggruppato persone e più persone per poi arrivare a dei risultati e per capire quali sono i metodi ottimali. Metodo indiretto verrà spiegato nei dettagli nel libro The Phase. Quindi in questo libro noi troviamo come funziona il metodo indiretto per ottenere l'esperienza extracorporea. E quindi il libro lo potete scaricare gratuitamente in versione elettronica e può anche essere acquistato la versione cartacea su Amazon. Ok? Ci sono tantissimi esperimenti che vengono fatti in questo progetto e che riguardano proprio l'operativo, cioè che cosa avviene in questa dimensione, ok? Che tipo di livelli di percezioni noi possiamo avere, come funzionano i nostri sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto. Uno degli esperimenti, per esempio, che è stato fatto è quello di assaggiare il cibo nella fase. Quindi avere un'esperienza extracorporea, andare aprire il frigorifero, per esempio, e prendere qualche cosa da mangiare e assaggiarla. Che cosa succede durante l'esperienza extracorporea? Non ve lo dico, andatevi a vedere questo video che io anche ho tradotto e anche doppiato. E è interessante, è molto interessante perché praticamente le sensazioni, il gusto è molto diverso, è amplificato. Si sentono veramente i sapori delle cose in una maniera pazzesca. Questo per farvi capire come funziona. E sono cose veramente interessanti. Vediamo un po' altre cose, altri test che possono essere di interesse comune. Allora, per esempio, lui ha fatto un esperimento per capire, quindi una serie di interviste che sono state fatte a livello proprio mondiale, partendo dalla Russia e fino agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Europa, e che cosa ha scoperto in pratica? Che circa 2 milioni di persone sono entrate almeno una volta nella vita in questo stato, quindi lo stato della fase. Quindi voi l'obiettivo sarebbe proprio rendere consapevoli tutte queste persone. Quindi voi immaginatevi che cosa vuol dire. 2 milioni di praticanti, 2 milioni di persone che sanno cos'è la fase. Lui parla di un altro livello di vita. Lui l'obiettivo sarebbe di riuscire a vivere la quotidianità. Allo stesso tempo vivere in questo mondo parallelo, che è il mondo della fase, ossia questa dimensione interna, che è il mondo astrale. Se tutti questi 2 milioni di persone riuscissero a risvegliare, diciamo, queste capacità, a capire che cosa significa, come entrare nella fase,
diciamo che il mondo sarebbe un paradiso, no? Questo non poi voi pensate a quali sono tutte le applicazioni della fase, no? Conoscere se stessi soprattutto, ma di questo ne abbiamo parlato anche in precedenza, conoscere come siamo fatti, il nostro subconscio, capire chi siamo, le nostre vite precedenti, come è collegato il DNA di tutto quanto il creato con il nostro DNA, quali sono i sottili filamenti che ci legano a tutto quanto il resto, a tutto quanto il creato, capire con l'esperienza extracorporea che noi facciamo parte di un grandissimo essere di cui tutti quanti siamo uno specchio e quindi facciamo parte di un'unità. Capire che siamo qualcosa oltre la parte fisica. Quindi voi pensate a che cosa vuol dire se 2 milioni di persone si mettono a praticare, a capire e a utilizzare la fase nella loro quotidianità. Quindi pensate a quanto potrebbe cambiare il rispetto che si ha per la natura, per gli animali, per gli altri, l'amicizia, la fratellanza, tantissimi sentimenti che potrebbero, diciamo, una nuova umanità potrebbe uscire fuori, no? Da questo tipo di consapevolezza. Ok? Gli esperimenti di questo progetto sono tanti. Superare le paure, per esempio. Superare la paura. Questo qui è un'altra cosa interessante, se riesco a farvelo vedere, ok. In pratica, che cosa significa? Lui ha preso a campione persone che non hanno mai avuto viaggi astrali e persone che riescono normalmente ad avere esperienze extracorporee. Le persone che hanno esperienze extracorporee normalmente non hanno superato determinate paure. E questo a livello proprio statistico. Lui ha fatto anche degli esperimenti con la realtà virtuale, per esempio. Ha preso dei caschetti, questi della realtà virtuale, li ha messi a ha preso un campione di 500-600 persone e ha notato che chi ha avuto delle esperienze extracorporee praticamente non ha paura di nulla. Cioè, perché? Perché questo chiaramente viaggiatori abbastanza esperti. Quindi questo che cosa significa? Che i viaggi astrali ti rendono molto più coraggioso, ma questo molto, molto più. Non hai paura di nulla, ma questo è normale, no? Perché tu, quando scopri che vivi in questa dimensione onirica, superi anche quello che è la paura dell'ignoto, no? Noi normalmente abbiamo paura di tutto, abbiamo paura di dire: ok, io adesso sto nel fisico, che cosa viene oltre? Che succede quando io varco la porta? Nulla, perché quando varchi la porta tu trovi te stesso e capisci in realtà che tutto quello che c'è, male, il male, sia il male che il bene, questi esseri mostruosi, queste creature mostruose, dipendono da te. Fondamentalmente dipendono da te. Ok? Questo è un discorso abbastanza lungo che abbiamo anche sviluppato in precedenza. Quindi il fare viaggi astrali ti aiuta praticamente a superare tantissimi traumi, tantissime paure, anche perché è una sorta diciamo, di autoipnosi in cui tu riscopri te stesso e riesci quindi a conoscerti, conoscere quello che ha non solo aspetti della tua vita attuale, ma anche aspetti della tua vita passata, quindi traumi che puoi aver ricevuto, che puoi aver avuto, li superi, forme pensiero che puoi aver accumulato in seguito a determinate esperienze, perché magari hai vissuto male un'esperienza. Con il viaggio astrale tu hai la possibilità di rivedere tutto quanto, capire chi sei, capire quelli che sono i tuoi obiettivi, per esempio, gli obiettivi della tua vita, perché sei qui, qual è la tua missione, tantissime cose, tantissime cose. E superare appunto queste paure è fondamentale, perché normalmente l'ostacolo principale, tantissime persone, io durante i miei corsi, durante i miei seminari, ho riscontrato questa cosa, che normalmente la prima cosa, il primo ostacolo è quello della paura. Tutti quanti ti dicono: mi piacerebbe tantissimo avere questa esperienza, ma io ho una paura incredibile. Ok? Fatele, sperimentatele e vedrete che piano piano, passo per passo, queste paure si superano.
E che cosa fare? Cosa dirvi di più? C'è veramente tanto nel progetto Elia, c'è veramente tanto. Per esempio, tutto il discorso della fisica quantistica. Eccolo qui, fisica quantistica nei sogni lucidi. Pare che normalmente noi ci avviciniamo a una realtà durante il sogno lucido, ma anche l'esperienza extracorporea, ci avviciniamo a una realtà diversa, in pratica, che è quella della realtà quantistica. E è un discorso molto lungo che andrebbe approfondito. Questo che cosa significa? Normalmente, non so se voi, vi faccio l'esempio di un computer quantico, quello che stanno studiando al giorno d'oggi gli scienziati, questi grandi capoccioni, no? Per esempio Google, scienziati che dietro Google stanno facendo una serie di ricerche, tantissime cose proprio che riguardano questi elaboratori quantistici. Elaboratori quantici sono quelli che trovano una soluzione nell'immediato. Perché? Perché non vanno ad analizzare miliardi di soluzioni, ma trovano direttamente la soluzione migliore ad un determinato problema, a una velocità pazzesca. Questi sono gli elaboratori quantici, cioè ti fanno dei calcoli stratosferici perché in realtà non sono sequenziali, cioè la memoria quantica non è sequenziale, il ragionamento quantico, diciamo, è istantaneo, non è qualcosa che avviene in sequenza. Nel viaggio astrale c'è un parallelo a quello che viene spiegato nella fisica quantistica, nei computer quantici, con quello che avviene proprio durante il viaggio astrale, perché tu riesci a trovare la soluzione al tuo problema nell'immediato, cioè tra un miliardo di soluzioni che tu potresti avere, quando tu riesci ad accedere dentro di te. Tu trovi la soluzione ottimale, cioè quella che ti serve, quella migliore che ti serve per risolvere quel problema. Questo è un discorso molto vasto e molto complicato. Va bene, io non so se, diciamo che è una cosa talmente vasta, io vi invito a leggervi, a studiare questo progetto Elia. E su quelli che sono i risultati, quello come si sta svolgendo il progetto Elia. Mese per mese escono fuori dei video, vengono divulgati dei video qua su YouTube. Io vi metterò il link sotto, diciamo, delle traduzioni di questi video e del do che ho doppiato con la mia bella voce. Bella. Allora, quindi studiatevi questi video, se volete, soprattutto iscrivetevi, se volete partecipare, quindi se avete dei risultati, se riuscite a entrare nella fase, quindi ad avere esperienze extracorporee, ripeto, non è necessario averle tutti i giorni, ma anche una, due, tre volte al mese, una ogni 2 mesi, riuscire comunque, se volete entrare in questo tipo di sperimentazione, potete tranquillamente iscrivervi. Sotto vi metto il link per iscrivervi. Se conoscete anche, per esempio, l'inglese, perché comunque adesso, attualmente, il questionario viene fatto in inglese. Il progetto è tutto quanto in lingua inglese, quindi vi verranno affidati una serie di compiti da svolgere. È tutto in inglese, quindi dovete, diciamo, essere abbastanza, conoscere bene questo linguaggio. E io sto cercando di riportarlo qua in Italia, sto cercando di tradurre e vediamo, insomma, adesso sono praticamente siamo solo io e Oksana Bacimakova qua in Italia e stiamo cercando, insomma, di fare qualche cosa. Se siete curiosi, se conoscete l'inglese, iscrivetevi e cercate subito il vostro primo esperimento a cui volete partecipare, quindi scegliete appunto questo esperimento. Piano piano poi vedrete come funziona, vi verrà spiegato tutto quanto. Sotto vi metterò il link per iscriverti al progetto Elia. Allora, io non so se c'è qualche domanda che volete fare. Anche generale, non dovete per forza parlare del progetto Elia, ma potete anche farmi delle domande specifiche, insomma, su altri argomenti, su altre cose, quindi non necessariamente sul progetto Elia.
E quindi sono qua per aspettare le vostre domande. E stiamo facendo dei corsi, quindi chi vuole può partecipare a questi corsi. Io faccio anche dei corsi online e sto svolgendo anche dei corsi insieme a Davide Rozzoni. E perché? Perché io oltre a Michael Raduga, sto anche studiando quelli che sono gli emisync. Gli emisync che sono appunto i toni binaurali brevettati dal Monroe Institute. Quindi sto collaborando adesso con Davide. Stiamo portando tutte quelle che sono le metodologie di Michael Raduga in sintonia con questi suoni prodotti dal Monroe Institute. Quindi, con l'uso di questi suoni e con le metodologie di Raduga, noi stiamo praticamente accelerando aumentando le possibilità. Quindi stiamo dando un po' a tutti quelli che sono diciamo, la possibilità per poter accedere a questa dimensione interna. Ok? E vediamo se c'è qualche domanda. Io poi stasera volevo fare una meditazione insieme a voi. Perché? Perché, come vi dicevo, la meditazione è importante per qualsiasi discorso che riguarda la scoperta di sé. Quindi, se noi vogliamo accedere a questo mondo, che è il nostro mondo, no? Il nostro mondo interno, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati. E dobbiamo soprattutto preparare la nostra mente, perché tutto ciò che avviene nella dimensione astrale non è altro che il riflesso di quello che noi siamo. Quindi non può prescindere il discorso del viaggio astrale con quello della meditazione. Non si può escludere meditazione, ma anche un lavoro di ricerca su di sé, un lavoro di risveglio interno e soprattutto un qualcosa che riguarda soprattutto il modo di vivere, cercare di svegliarci, cercare di vivere la vita in maniera più cosciente, durante il giorno, non solo durante la notte, ma anche durante il giorno, durante la quotidianità. Quindi lasciar perdere determinate abitudini, cercare di trovare abitudini migliori, soprattutto relazionarci con noi stessi, quindi fare una vita più in contatto con quello che noi siamo realmente, quindi lasciando da parte vecchie abitudini e vecchi schemi mentali ed egoici. Ok? E io stasera poi volevo anche fare una breve meditazione che faremo, insomma, di una ventina di minuti. E non so se prima volete farmi delle domande, se vogliamo parlare di qualche cosa. Vediamo se riesco a. Non riesco a vedere le domande. Volevo anche fare una breve C'è un po' meditazione di che faremo, insomma, problemi di una ventina di minuti. E non so se prima volete farmi delle domande. Ecco qui. Perfetto, ho dovuto aprire Facebook per vedere se c'è qualche domanda da fare che avete fatto. Vediamo un po', Laura. Allora, Michi, mi capita di essere con persone, ma mi estraneo da loro. È normale? Allora, Laura, io ti capisco. Questo normalmente avviene quando stiamo cercando delle risposte. È facile magari sentirci un po' estraniati perché normalmente magari persone possono avere più obiettivi materialistici o magari si parla di cose molto concrete, molto fisiche. E il fatto stesso magari a volte di sentirci un po' estraniati significa magari che siamo alla ricerca di qualche cosa. Credo che dipenda soprattutto da questo fatto. Noi ci sentiamo un po' tutti diversi, no? Anche perché a volte veniamo anche considerati come dei diversi. Ogni volta che noi facciamo questo tipo di discorso, è impossibile, per esempio, portare a tavola questi discorsi, no? Quando si sta con gli altri, quando si mangia, se stai con persone, con familiari o con persone che non hanno nulla
e da condividere su questo argomento. E quindi il discorso di cerchiamo sempre persone che abbiano qualche cosa in sintonia col nostro modo di essere, per poter parlare anche di queste cose, perché la condivisione delle nostre esperienze, della nostra ricerca, anche di parlare di queste cose fa bene a noi come anche agli altri, come riusciamo anche a dare l'esempio di quello che noi facciamo condividendo i nostri risultati con gli altri. Ok? Ok, allora, vediamo se c'è qualche altra domanda anche sul progetto Elia, ma a casa non posso parlare con nessuno, peccato. Questo è qualcosa che capisco molto bene. Per fortuna ci sono i gruppi Facebook, per esempio, no? Quindi a volte i social servono pure a qualche cosa, no? Se ne parla sempre male, ma hanno anche una funzione importante perché vanno comunque a raggruppare interessi e quindi si riescono, per esempio, questo gruppo meraviglioso, ci sono tantissimi interessi nell'ambito soprattutto della ricerca interiore, no? Quindi si parla di tantissime cose proprio per la nostra crescita spirituale. Allora, se volete, se avete qualche domanda da fare, se no possiamo direttamente passare a una breve meditazione che io volevo fare. E stasera vogliamo fare una meditazione sulla luce. Meditazione sulla luce ci serve praticamente per connetterci dentro, quindi alla nostra parte interna, e poi per poter espandere quello che siamo, quindi tutta la nostra parte, diciamo, il nostro amore, i nostri sentimenti positivi, al di fuori. Tante persone che riescono a fare questa meditazione, riescono, per esempio, a dare qualche cosa anche all'umanità. Quindi, perché si dice che tante persone che meditano insieme aiutano poi allo sviluppo della coscienza planetaria, no? Quindi alla crescita anche del pianeta, perché stanno in sintonia con il pianeta, quindi danno luce e migliorano quello che è il nostro pianeta. E non è il pianeta che deve migliorare, perché il pianeta già sta migliorando, sta evolvendo, però siamo noi che dobbiamo metterci in sintonia con questo pianeta. Quindi andando a riversare della luce verso il pianeta Terra, sicuramente stiamo facendo tantissimo, veramente tanto, perché stiamo praticamente agevolando questo processo di crescita, ma soprattutto se noi riusciamo a metterci in sintonia con il pianeta Terra, noi stessi avremo moltissime opportunità di crescita, cioè la nostra crescita sarà amplificata e questa luce che noi riusciamo ad emettere, a ricevere allo stesso tempo energia che noi riceviamo dalla Terra, riusciamo poi a restituirla in maniera pulita, con amore e con gioia, questo darà un grandissimo beneficio, ci darà tantissimo questa cosa. Quindi la meditazione della luce è fondamentale. Allora, io direi che possiamo cominciare. Adesso mettiamo qui un sottofondo. Mettetevi in una posizione comoda, dovete essere rilassati, cercate di rilassarvi il più possibile. Chiudete pure gli occhi.
e due i piedi appoggiati per terra, la schiena ben dritta, le mani appoggiate sulle gambe, in modo che siete rilassati. Facciamo un attimo di silenzio interiore. Prestiamo attenzione al nostro respiro, come entra e come esce. Inspiriamo profondamente e mentre espiriamo allontaniamo da noi tutti i nostri pensieri, tutte le nostre preoccupazioni, mentre espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo a lungo per almeno 3 volte. Ora tutti insieme per 3 volte dolcemente recitiamo la sacra sillaba Om. Ora portiamo l'attenzione al centro del petto, in questa zona del nostro corpo, del nostro essere. Visualizziamo un fiore chiuso, di color oro. Può essere un fiore di loto oppure una rosa. Un bocciolo di fiore. Questo bocciolo di fiole rappresenta il nostro sé interiore, la nostra coscienza divina, ancora celata e nascosta dentro di noi. Ora visualizziamo questo fiore che inizia ad aprirsi. Visualizziamo i petali che si dischiudono uno ad uno. Contemporaneamente vediamo il nostro cuore aprirsi. Si sta aprendo. Sta irradiando energia. Il fiore del nostro cuore, che rappresenta il nostro sé interiore, ora è completamente aperto. Visualizziamo proprio dal centro di questo fiore una grande luce. Visualizziamo questa grande e potente luce che si irradia dal nostro cuore e comincia a diffondersi in tutto il nostro essere,
prima di tutto si diffonde nel nostro mondo interiore. Visualizziamo questa grande luce del nostro cuore che comincia ad irradiarsi in tutta la nostra psiche, in tutte le nostre emozioni, nelle nostre convinzioni, lasciamo che questa luce illumini tutta la nostra psiche, tutto il nostro mondo interiore. È una luce di purificazione e di amore. Ed in questo momento andremo ad illuminare anche gli angoli più reconditi della nostra psiche. Ora che abbiamo illuminato il nostro mondo interiore, percepiamo che questa luce si sta irradiando oltre il nostro corpo fisico. Questa luce si diffonde in ogni parte, in ogni zona del nostro corpo. Visualizziamo tutto il nostro corpo che si riempie progressivamente di luce. Cominciamo a percepire la luce dai piedi, dalle gambe, nell'addome, nel torace, in tutta la schiena, le braccia, le mani, tutti gli organi interni. E poi le spalle, il collo, il viso, la pelle. Sentiamo che tutto il nostro corpo è pervaso da una grande energia, una luce. Una luce di positività e di amore. Sentiamo tutto il nostro corpo trasformarsi in una massa di energia. Un'energia che emana una luce intensa. Una luce brillante come quella del sole, ma fresca e rilassante come la luna. Siamo completamente irradiati dalla luce del nostro sé interiore. Ora questa luce si fa così forte in noi, aumenta sempre di più e comincia ad irradiarsi anche al di fuori del nostro corpo fisico. Percepiamo questa energia. Questa luce che comincia a irradiarsi anche all'esterno del nostro essere. Proprio come da un vaso pieno che inizia a traboccare. La luce inizia ad uscire, a irradiarsi tutto intorno. Visualizziamo la luce che comincia a diffondersi in tutto l'ambiente nel quale ci troviamo. La nostra luce comincia a diffondersi nella luce di tutte le persone presenti,
Stiamo creando qualcosa di ancora più, di più potente, di più grande. Ora lasciamo che questa luce esca da questa stanza. E mandiamo questa luce ai nostri parenti. Mandiamola a tutte le persone che amiamo. Possiamo anche visualizzare le persone ed immaginarle avvolte in questa luce di positività, di amore, di guarigione. Mandiamo questa luce anche alle persone che possono avere delle difficoltà, persone che vogliamo aiutare. Mandiamo questa luce anche alle persone che non conosciamo. Mandiamo la luce a tutta l'umanità. Tutti gli esseri umani presenti nel pianeta Terra, tutti in questo momento stanno ricevendo un'energia di sostegno, di guarigione. Avvolgiamo con questa luce tutto il pianeta Terra e tutto ciò che esiste, minerali, vegetali, animali. Tutto il pianeta Terra visualizziamolo completamente pieno di luce, avvolto da questa meravigliosa energia di positività e di purezza. Poi dal pianeta Terra visualizziamo che questa luce si diffonde e si irradia in tutto l'universo. Ora che abbiamo mandato questa luce così lontano, lasciamola rientrare nel fiore del nostro cuore, da dove è partita. Il nostro cuore è una sorgente di energia inesauribile, di energia positiva, di luce e di amore. Lasciamo che questa energia ritorni in noi e rimanga in noi, sempre presente. Rimanga in noi la forza del nostro sé interiore, del nostro maestro spirituale, sempre dentro di noi, sempre presente in noi. Dobbiamo sempre ricordarci di possederlo e di invocarlo. Se ne abbiamo voglia, possiamo rimanere ancora qualche minuto in silenzio a meditare.
Portiamo sempre in noi la consapevolezza che noi siamo luce, che tutto è luce e che tutto è amore. Ora lentamente possiamo risvegliarci, conterò fino a tre, al tre apriremo gli occhi e ci sentiremo rilassati, riposati, sereni e con tanta energia, felici e gioiosi con molta energia, per poter affrontare la notte e le ore che seguono. Uno. Due. E tre. Lentamente riapriamo gli occhi. Seguendo i nostri ritmi, possiamo lentamente risvegliarci e aprire gli occhi. Allora, eccoci qua. Com'è andata? Spero tutto bene. Che ora abbiamo fatto le 23, abbiamo fatto abbastanza tardi. Come vi sentite? Com'è andata? Tutto bene, oggi c'è molto silenzio. Commenti, come vi siete sentiti? Questa luce è bella, la meditazione della luce, perché ci dà anche una carica poi per affrontare la giornata, e quindi non soltanto un fattore energetico proprio di carica e di forza, ma anche poi una serenità, perché comunque ti senti più a contatto con la tua parte interna, ok? E va bene, io ho sempre detto che prepararci sempre con la meditazione è importante, e quindi cerchiamo sempre, io quando faccio magari una diretta cerco sempre di concluderla poi con una meditazione, anche un po' per calmare un po' la mente, perché magari abbiamo parlato, abbiamo discusso, quindi ci diamo un po' plaghiamo un po' quelle che sono, diciamo, le inquietudini, insomma, le domande, anche, magari anche un fattore per poter, ci può aiutare a meditare prima di andare a dormire, perché ci dà la giusta spinta poi per dormire bene, per essere più rilassati. E quindi affrontare, anche avere per esempio sogni lucidi o un'esperienza extracorporea. Ok? Allora, io abbiamo concluso qui, se non ci sono domande o osservazioni, e direi che ci vediamo direttamente al prossimo incontro, che non so quando è, più o meno una volta al mese ci incontriamo, e ringrazio tutti quanti per l'attenzione, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, grazie a Gaetano, a Silvia, che ci stanno dando questa grande opportunità per poter divulgare quello che sappiamo. Quindi ognuno di noi dà un pezzettino di quello che è e riesce poi a condividere, no? Quello che sappiamo. Quindi è un gruppo importante e molto bello, perché possiamo esprimerci e possiamo dare qualche cosa.
Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima volta. Vi saluto e buonanotte a tutti quanti.